Obama, le disuguaglianze e l'idea stessa dell'America. Articolo originale sul movimento libertario. Questo. Obama ha fatto l'ennesimo discorso di propaganda a favore del socialismo e dell'interventismo. Ha detto tre cose, anzi quattro. La prima, che le disuguaglianze nella posizione materiale sono moralmente sbagliate. La seconda, chi difende queste disuguaglianze tradisce l'idea stessa dell'America. La terza, le disuguaglianze sono all'origine delle crisi cicliche e quindi l'indebolimento della classe media. La quarta, che Obama farà di tutto per ridurre le disuguaglianze. Cominciamo dalla terza affermazione, che è del tutto falsa, perché non sono le disuguaglianze all'origine delle crisi cicliche. Nel lungo periodo, invece, sono le misure redistributive e più in generale tutti gli interventi dello Stato che vanno a distorcere lo spontaneo processo di mercato a produrre necessariamente le crisi e l'impoverimento, soprattutto per la classe media e le classi economicamente più deboli. Passiamo alla prima affermazione di Obama: le disuguaglianze di posizione sono moralmente sbagliate. Non ha senso, perché solo le azioni possono essere moralmente sbagliate, non le situazioni. E oltretutto lo stesso Obama, come presidente degli Stati Uniti, si contraddice, perché esistono moltissime persone che guadagnano meno di quanto riceve lui dallo Stato. Allora, se Obama ritiene immorale la disuguaglianza di situazioni materiali, però continua a mantenere questa disparità fra la sua condizione economica e quella delle altre persone più povere, allora si rende responsabile di questa immoralità. Quindi, al di là delle parole, sono le azioni stesse di Obama che dimostrano che Obama stesso non ritiene affatto che le disuguaglianze di situazioni materiali siano immorali, proprio per l'incoerenza che c'è tra le sue parole e i suoi comportamenti. Piuttosto è immorale l'azione coercitiva dello Stato che cerca di eliminare o di ridurre queste disuguaglianze nella situazione materiale. Infatti l'azione coercitiva dello Stato di redistribuzione delle ricchezze viola i diritti di proprietà di coloro che vengono saccheggiati, quindi viola la legge intesa come principio generale astratto e viola l'uguaglianza davanti alla legge, perché le varie persone in base alla loro ricchezza sono trattate diversamente. Proprio in generale, l'uguaglianza di situazione materiale e l'uguaglianza davanti alla legge sono incompatibili tra di loro e sono antitetiche. Questo perché ogni persona ha caratteristiche, situazioni, capacità, inclinazioni, fragilità, forze, affetti, backgrounds e infiniti altri fattori individuali diversi. E di conseguenza, se le persone vengono trattate tutte allo stesso modo rispetto alla legge, finiranno necessariamente in posizioni materiali diverse. L'unico modo per avere un'uguaglianza nelle posizioni materiali è trattare le persone in modo diverso, cioè ricorrere alla disuguaglianza legale. Tutto questo per dire che è immorale la quarta affermazione di Obama, che farà tutto ciò che può per ridurre le disuguaglianze. Infine, la seconda affermazione, chi difende le disuguaglianze tradisce l'idea stessa dell'America. In realtà l'idea dell'America è scritta nella dichiarazione di indipendenza: tutti gli uomini sono creati uguali, cioè tutti gli uomini devono essere trattati nello stesso modo davanti alla legge, che abbiamo visto è l'opposto rispetto alla disuguaglianza legale, che è quella di cui si serve lo Stato per ridurre le disuguaglianze nella posizione materiale, cosa che lo Stato fa concedendo a soggetti o gruppi particolari determinati privilegi, come scrive Rothbard. Gli Stati Uniti d'America furono concepiti nella libertà. La rivoluzione americana fu ideologica e ispirata ai principi e alle istituzioni del libertarismo, nella difesa contro le invasioni dei loro diritti e delle loro libertà da parte del governo dell'impero britannico. Purtroppo, ben presto, subito dopo essere stati concepiti nella libertà, la cultura del privilegio ha iniziato ad attaccare l'organismo e si è espansa sempre di più questa cultura del privilegio, quando invece all'inizio non era presente, in quanto l'ideale di uguaglianza davanti alla legge all'inizio rendeva criminale ogni privilegio e anche le politiche redistributive. A differenza degli Stati Uniti d'America, l'Europa non è stata nemmeno concepita nella libertà. Oggi la cultura della libertà la possiamo costruire soltanto grazie a internet, non certo grazie alle università, che invece sono un'arma potente a vantaggio dell'avversario.